Ciao a tutti e benvenuti al mio consueto editoriale. Oggi parleremo ancora di coronavirus e del fatto ultimamente successo di un nuovo focolaio scoperto a Vicenza, nel Vicentino, dove un industriale, Lino Fraron, titolare poi della ditta Laserjet di Poiana Maggiore, viene indicato come caso indice, caso che ha fatto infuriare, fra virgolette, ieri il governatore Zaia. Oggi invece lo stesso Zaia ridimensiona la cosa dicendo che è tutto sotto controllo. Cosa è successo? Questo l'antefatto, il 25 giugno, Lino Fraron, un 65enne imprenditore meccanico di Sassano, in provincia di Vicenza, con azienda a Boiana Maggiore, ritorna in auto con tre colleghi dipendenti, due vicentini e un veronese, dalla Serbia dopo un viaggio di lavoro. I quattro erano entrati in contatto con alcune persone ammalate. Una di queste, mercoledì scorso, muore di Covid-19. Tornate queste quattro persone il 25 giugno, il 26, sempre queste quattro persone, cioè il Lino Fraron e i tre colleghi dipendenti, risalgono in auto, e affermano di essere andate in Bosnia, precisamente a Medjugorje, e di essere rientrati quasi, in giornata, cioè una specie di toccata e fuga. Però dalla ricostruzione dei sanitari emerge che pur con sintomi di virus, l'imprenditore vicentino il mattino del 27, quindi il giorno successivo dal suo ritorno da Medjugorje, partecipa ad un funerale e alla sera con un amico si presenta ad una cena di compleanno all'aperto con un centinaio di persone. Bene, questo fatto fa urlare, come ha fatto il governatore Zaia, alla sconsiderazione di queste persone, le quali, nonostante sappiano di essere state colpite dal virus, continuano ad andare in giro. Due considerazioni. Una è di carattere generale, che normalmente, e si allega soprattutto anche alla seconda, dove il virus, cioè il non rispetto della natura e degli eventi. Il virus non si vede, quindi molte volte fa sentire noi umani più forti di questo virus. Poi noi siamo, come umani, il nostro pensiero siamo potenti, quindi no, a noi non colpirà questo. E c'è tutta un'ideologia dietro, che ci sta dietro ai negazionisti, degli effetti del coronavirus, che è tutta una balla e via dicendo. E da una parte. Dall'altro è anche una cosa che non sentirete da nessuno, però è fondamentale, è che essendo lui, questo Lino Fraron, un imprenditore, certe cose le deve, fra virgolette, fare, nel senso che se non va, tiene contatti con l'estero, con i fornitori, perde le commesse e quindi perde profitto, perde soldi. Ecco, è questo l'accusato maggiore, è il profitto, è questo sistema che ci lega un po' tutti nel dover fare e quindi nel non rispettare le regole della natura, le regole sociali. Infatti, le fabbriche anche nel Bergamasco, che sono state tenute sempre comunque aperte, adesso c'è in procinto un'inchiesta se è stato giusto tenerle aperte o meno a fronte a tutti quei morti. Bene, se la fabbrica, se l'azienda non produce, quindi va in perdita e viene meno l'accumulazione, quindi il profitto e tutto. Ecco, e tutto quello che viene di seguito, e qui ne abbiamo già parlato. Ecco il vero colpevole, il sistema che non colpisce solo a volte gli imprenditori, ma anche noi ultimi che andiamo a vendere la nostra capacità lavorativa all'interno della fabbrica. Però se noi non la vendiamo, non ci viene dato il non
un salario, uno stipendio che non possiamo quindi questo stipendio spendere per comprare i generi di necessità. È il sistema che ci obbliga a fare alcune cose, questo è il vero colpevole. Immaginiamoci invece una società dove ci sia un'organizzazione di produzione legata ai bisogni della collettività in armonia con l'ambiente. E una delle prime cose che si sarebbero fatte è stata contro un virus, è quella di isolare la zona e non lavorare fino a termine, fino all'estinzione della pandemia o del virus. Questa era una delle cose da fare. Invece, continuiamo con questo tira e molla, apri, chiudi, chiudi e apri perché c'è il bisogno dell'economia, c'è bisogno di continuare a produrre, ci porterà avanti nel tempo e questo virus durerà per molto tempo, non per cause o perché qualcuno comunque è un po' una persona sconsiderata, ma perché è il meccanismo, il sistema che ce lo impone. Riflettiamoci un attimo su questo e scopriremo delle cose interessanti. Ciao a tutti e grazie di avermi ascoltato.